Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare di PlayStation Now, il servizio di abbonamento targato Sony che è finalmente e ufficialmente disponibile anche qui in Italia. Un servizio molto interessante, ricco di potenzialità, che andremo ad approfondire in due video. Oggi vi parlerò di cos'è e cosa può fare il PlayStation Now. In un secondo video, in arrivo probabilmente già domani, parleremo di com'è il servizio, perché appunto sto testando varie cose e voglio essere sicuro di ciò che vi dirò poi in una seconda fase. Per cui partiamo da cos'è. È un servizio in abbonamento che vi permette di accedere a una vasta gamma di prodotti appartenenti all'epoca PS2, PS3 e PS4 attraverso una sottoscrizione. Il costo dell'abbonamento è di 14,99 su base mensile o di 99,99 su base annuale, ma ovviamente è disponibile anche una settimana di prova per chiunque volesse provarlo, che vi ricordo però, se non vi ricorderete di disattivare il rinnovo automatico, vi porterà a ricevere un addebito dopo la prima settimana. Allo scadere della settimana, se non lo disattivate prima, vi verranno addebitati 14,99, quindi in caso ricordatevi di disattivarlo per tempo. Questo servizio, come vi dicevo, appunto, racchiude una grandissima quantità di titoli. Parliamo di circa 600 titoli al momento, ne verranno aggiunti tanti altri su base mensile. Insomma, Sony ha puntato tanto su questo servizio e credo che ci punterà sempre di più nel corso del tempo. È un servizio, appunto, che permette di fare streaming di qualsiasi contenuto, per cui non è necessario scaricarli, ma qualora vogliate potrete farlo sia con alcuni titoli PS2, sia con la totalità dei titoli PS4, non con quelli PS3 che non sono appunto direttamente compatibili con l'architettura PS4, perché questa è un'altra doverosa precisazione. Essendo per l'appunto un servizio di streaming videoludico, vi sottolineo il fatto che ovviamente è necessaria una linea internet sufficientemente solida per sostenere tutto quanto e i requisiti minimi sono abbastanza onesti. Parliamo di una linea da 5 mega, per cui in larga parte l'utenza Sony dovrebbe essere quasi totalmente coperta, almeno per quanto riguarda le grandi città. Il servizio è appunto molto ricco, ci sono molti titoli sorprendentemente inaspettati. A me è venuto in mente White Knight Chronicles, ma ci sono anche i primi Resident Evil, c'è cioè la Silent Hill Collection, la Metal Gear Solid Collection, ci sono un sacco di piccole chicche nascoste fra i tanti titoloni un po' più famosi che racchiudono questo servizio, per cui ci sono veramente tante possibilità e per ora, un piccolo accenno, il servizio sembra essere piuttosto stabile, per quanto un pochino lento. Questa è una piccola cosa che vi voglio raccontare già prima di approfondire, perché insomma è stata un po' la prima sensazione che ho avuto, che fosse un pochino lento. Tanto su console quanto su PC, perché qui arriviamo alla funzionalità più interessante, ovvero la piena compatibilità del servizio anche per quanto riguarda il PC. Allora, attraverso un'apposita applicazione che potete scaricare sul sito ufficiale di Sony, che vi lascio in descrizione, avrete la possibilità di accedere al PlayStation Now anche attraverso il computer. Ovviamente questo implica che dovrete avere un DualShock da collegare o volendo anche un pad della One, perché l'ho testato anche con quello e sembra essere compatibile anche con un pad della One, per cui paradossalmente potrete giocare i titoli Sony con il vostro pad classico che si gioca, che si usa su PC abitualmente. Detto ciò, una precisazione: dunque, se su PS4 è possibile scaricare alcuni titoli, su PC questa possibilità non c'è. Tutto avviene tramite streaming, di conseguenza tenete ben presente che la risoluzione massima dei titoli giocabili su PS Now su PC sarà di 720. Scordatevi il 1080, scordatevi il 4K, scordatevi tutto, perché appunto il massimo della risoluzione disponibile su PC sono appunto 720p. Questo ovviamente non esclude il fatto che sarà ed è bellissimo giocare a Bloodborne su PC, è bellissimo giocare a Red Dead su PC, sebbene sia disponibile solamente il primo per il momento, però appunto tutte piccole cose che rendono il PlayStation Now un servizio sicuramente intrigante, ma doveroso di approfondimenti un po' più seri, se vogliamo. Perché sì, adesso vi sto raccontando un po' tutto quello che è possibile fare, ma ci sono alcune cose che andranno sottolineate in un secondo video, specialmente per quanto riguarda lo streaming su PC, che ho trovato un pochino più fiacco rispetto a quello che ho visto, ovviamente, su PS4. Saranno comunque tutte cose di cui parleremo in un secondo momento. Per adesso non c'è grandi cose da aggiungere, non ce ne sono, io ovviamente ho i miei appunti come sempre, se non che ci sono state alcune omissioni un po'
discutibili dal catalogo del PlayStation Now. Alcune cose non mi hanno soddisfatto in pieno. Nel complesso sembra essere un servizio intrigante che vi consiglio di provare per levarvi il dubbio. La settimana di abbonamento è gratuita, però ricordatevi, ve lo ripeto fino alla nausea, perché appunto io sono ossessivamente legato a questa cosa, disattivate il rinnovo automatico non appena avete sottoscritto il vostro abbonamento. Provatelo, poi se vorrete lo attiverete in un secondo momento, ma il mio consiglio è sempre quello di, qualsiasi sia il servizio a cui vi abbonate, che vi costringe a mettere un sistema di pagamento, disattivate subito il servizio di rinnovo automatico, poi lo attiverete quando vorrete. Detto ciò, ragazzi, io direi che per il momento è tutto, ne riparleremo, perché appunto ho tante cose da dire, ma voglio riservarle a un secondo video in cui appunto approfondiremo solamente le caratteristiche del servizio in maniera un po' più approfondita, perché vale la pena andare un po' più a fondo, ci sono veramente tante tante cose da dire. Per il momento comunque levatevi il dubbio, provatelo anche voi, così che magari se ne possa parlare in maniera un po' più chiara nel video che faremo successivamente. È comunque bello che sia arrivato, finalmente, lo abbiamo aspettato tanto e questa attesa è stata ripagata da un catalogo molto ricco. Per cui ragazzi, niente, io per il momento vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento. Alla prossima!